In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini e farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, dal Libro di Cielo, volume 12, 19 marzo 1920. Stavo lamentandomi col mio sempre amabile Gesù, dicendogli: come ti sei cambiato? Possibile che neppure il patire ci sia più per me? Tutti soffrono, solo io non sono degna di patire. È vero che supero tutti in cattiveria. Ma tu abbi pietà di me e non mi negare almeno le briciole del tanto patire, che abbondantemente non neghi a nessuno. Amore mio, com'è raccapricciante il mio stato, abbi pietà di me, abbi pietà. Mentre ciò dicevo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi: figlia mia, quietati, altrimenti mi fai male, più squarci profondi apri nel mio cuore. Mi vuoi tu forse rapire? Mi vuoi tu forse sorpassare? Anch'io avrei voluto racchiudere in me tutte le pene delle creature,
Era tanto l'amore verso le creature che avrei voluto che nessuna più le toccasse. Ma ciò non potetti ottenere, dovetti sottostare alla sapienza e alla giustizia del Padre, che mentre mi permetteva di soddisfare in gran parte alle pene delle creature, per tutte le pene non volle la mia soddisfazione, e questo per decoro e per equilibrio della sua giustizia. La mia umanità avrebbe voluto tanto soffrire per poter mettere termine all'inferno, al purgatorio e a tutti i flagelli, ma la divinità non volle. E la giustizia disse al mio amore: tu hai voluto il diritto dell'amore e ti è stato concesso, ed io voglio i diritti della giustizia. Io mi rassegnai alla sapienza del Padre mio, la vidi giusta, ma la mia gemente umanità ne sentiva la pena per le pene che toccavano le creature. Nel sentire i tuoi lamenti di non patire, sento l'eco dei miei lamenti e corro a sostenere il tuo cuore per darti forza, sapendo quanto è dura tale pena. Ma sappi però che questa è anche una pena del tuo Gesù. Io mi rassegnai per amore di Gesù anche a non patire, ma lo strazio del mio cuore era acerbissimo e nella mia mente molte cose giravano, spesse su ciò che mi aveva detto sul volere divino. Mi pareva di non vedere meglio gli effetti della sua parola, e Gesù benignamente ha soggiunto: figlia mia, quando io ti domandai se tu consentivi di voler far vita nel mio volere, tu accettasti dicendo: dico sì, non nel mio volere ma nel tuo, affinché il mio abbia tutto il potere e il valore di un sì, di un volere divino. Quel sì esiste ed esisterà sempre, come esisterà il mio volere, sicché la tua vita finì, la tua volontà non ha più ragione di vivere. Ed ecco perciò ti dissi che, stando nella mia volontà tutte le creature, a nome di tutta l'umana famiglia, vieni a deporre in modo divino ai piedi del mio trono, nella tua mente, i pensieri di tutti, per darmi la gloria di ciascun pensiero, nel tuo sguardo, nella tua parola, nella tua azione, nel cibo che prendi, anche il sonno, quello di tutti, sicché la tua vita deve abbracciare tutto. E non vedi quando qualche volta, oppressa dal peso della mia privazione, qualche cosa ti sfugge di ciò che fai e non unisci tutta l'umana famiglia insieme? Io ti richiamo, e se non mi dai retta afflitto, ti dico: se non vuoi seguirmi, io faccio da solo. La vita nella mia volontà è vivere senza vita propria, senza riflessioni personali. Ma è la vita che abbraccia tutte le vite insieme. Sii attenta in questa e non temere. Marzo 1920. Stavo dicendo al mio dolce Gesù: vorrei nascondermi tanto da scomparire a tutti e che tutti si scordassero, come se più non esistessi sulla terra. Come mi pesa il dover trattare con le persone. Sento tutta la necessità di un profondo silenzio. E lui, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: tu vuoi nasconderti, ed io ti voglio come candelabro che deve dare luce. E questo candelabro sarà acceso dai riverberi della mia luce eterna. Sicché se tu vuoi nasconderti, non te nascondi, ma nascondi me, la mia luce e la mia parola. Dopo ciò io continuavo a pregare. E non so come mi sono trovata fuori di me stessa insieme con Gesù. Io ero piccola e Gesù era grande, e lui mi ha detto: figlia mia, allungati in modo da eguagliarmi, voglio che le tue braccia arrivino alle mie, la tua bocca alla mia. Io non sapevo come fare perché ero troppo piccola, e Gesù ha messo le sue mani nelle mie e mi ha ripetuto: allungati, allungati. Io ho provato e mi sentivo come una molla, che se volevo allungarmi mi allungavo, se no rimanevo piccola. Onde con facilità mi sono allungata ed ho poggiato la mia testa sulla spalla di Gesù, e lui continuava a tenere le sue mani nelle mie. Al contatto delle sue santissime mani mi sono ricordata delle piaghe di Gesù e gli ho detto: amore mio, vuoi che ti eguagli? E perché non mi dai i tuoi dolori? Dammeli, non me li negare. Gesù mi ha guardato e mi ha stretto forte al suo cuore, come se mi volesse dire tante cose, ed è scomparsa, ed io mi sono trovata in me stessa. La vita nella divina volontà è vivere senza vita propria. La tua vita finì, la tua volontà non più ha ragione di vivere. Basterebbero queste due frasi molto belle, molto forti, ecco, da meditare con attenzione per avere sufficiente materia di meditazione oggi, anche andando a vedere
con tanto amore chiaramente, no? Come anche nella piccola grande Luisa, come dire, c'erano santi rigurgiti, diciamo così, ecco, di volontà propria, come si comprende, no? Primo, voleva per forza ricevere le sofferenze di Gesù, ma in quel momento Gesù non voleva dargliele, e poi tutta tanta questa bellissima spiegazione che adesso mediteremo. Poi voleva stare nascosta, non trattare con le persone, ritirarsi in più a profondo silenzio. E Gesù dice, no, questa è la volontà tua, ma io non voglio questo, tu vuoi nasconderti, io ti voglio come candelabro che deve dare luce. Ecco, queste piccole cose, ecco, ci fanno comprendere un aspetto, ecco, della vita nella divina volontà che non dobbiamo mai dimenticare, che si tratta di una morte continua a noi stessi. Allora, questa è una vita che rende felici, certamente, questa è una vita che rende beati, che porta grande santità, però non dobbiamo dimenticare, ecco, non dobbiamo in base, cioè in forza di questo, diciamo così, illuderci che sia una via, come dire, tutta rose e fiori, dove non c'è nessuna difficoltà, dove io in automatico, in ogni istante, in ogni momento faccio tutto quello che Dio vuole, senza nessuna fatica, senza nessuna... Purtroppo non è così, magari fosse così. E ci ritroveremo spesso e volentieri, perché purtroppo la nostra umana volontà è peggio dell'araba fenice, l'ho detto tante volte, e risorge pompata spesso e volentieri dal diavolo, attraverso mille sfaccettature, attraverso mille pretesti, soprattutto quelli buoni e quelli santi sono più difficilmente riconoscibili e più difficilmente, se mi si passa questa espressione, combattibili. Perché insomma, desidero di essere, di soffrire con Gesù, quindi di fare, di unire le proprie sofferenze a quelle di Gesù vittima, è un bel desiderio, insomma, è un santo desiderio. E anche vivere nascosti, vivere ignorati da tutti, questo era il grande desiderio anche della Madonna. Ma la prima creatura che ha dovuto sacrificare questo desiderio è stata la Madonna proprio. La Madonna sarebbe rimasta, se fosse dipesa da lei, nel Tempio vita natural durante, perché non sapeva cosa le sarebbe aspettato in seguito. E la grande, proprio la grandezza della Madonna, se uno si riflette, se uno riflette anche sulla sua vita esteriore, oggettiva, quello che sappiamo con certezza di lei, perché noi conosciamo con certezza le fasi della sua esistenza. Sappiamo che a 3 anni si è presentata al Tempio di Gerusalemme, sappiamo che in età della pubertà, come tutte le donne ebree, è uscita dal Tempio e è stata data in sposa a Giuseppe. Ci avrà avuto 13-14 anni. Poi, sappiamo tutti quanti quello che è successo, e ha dovuto cominciare a proiettarsi in una vita di casa e di mamma. Poi Gesù è stato per 3 anni nel ministero pubblico e lei ha alternato una vita di solitudine e di lontananze domestiche a momenti, come risulta dai Vangeli, tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, d'accordo? In cui certamente qualche volta ascoltava suo figlio, seguiva Gesù nei suoi viaggi apostolici. Nel frattempo prima era morto il marito, accepicchia, Dio mi perdoni, insomma, il marito in senso molto analogico, era morto lo sposo, era morto San Giuseppe. Prima che Gesù cominciasse la vita pubblica, la Madonna non c'era nessun marito, secondo il significato tecnico che specialmente, insomma, tra gli ebrei, più ancora che tra noi, insomma, viene dato, no? Perché la Madonna non ha conosciuto uomo, insomma. È una questione che mi è proprio sfuggita del tutto involontariamente, ovviamente non pensando nulla di male nei confronti di lei. E poi c'è stata la passione, c'è stata la morte, la risurrezione, e poi Gesù è sceso al cielo, c'è stata una nuova fase di vita della Madonna. Cioè, quanto avrebbe desiderato la Madonna andarsene in cielo con suo figlio? Ma così non era e così non è stato. Allora, questo, ecco perché dicono i religiosi, quindi coloro che vivono vita consacrata, che tra i 3 consigli evangelici il voto più impegnativo è l'obbedienza. Quando cioè, fare la vita di un altro, cioè fare la volontà di un altro, quindi
essere legati insomma in questo modo, ecco, appunto i voti, no? Quando uno vede, per esempio, i francescani portano tre nodi, ecco, sul cordone, no? Perché? Perché sono legati. La volontà è legata all'obbedienza al superiore, non lo puoi fare quello che ti pare. Cioè, non lo puoi fare per voto, è chiaro che il libero arbitrio rimane intatto, ma si vive nel sacrificio continuo di ottemperare a questo voto. Così come soldi tuoi e beni propri, questa seconda poi delle costituzioni degli istituti, non li puoi avere. E una moglie o un marito, cosa che sarebbe legittimo avere, non li puoi avere più perché hai fatto voto di castità. Ecco, quindi questo, anche senza essere religiosi, quando si vuole vivere nella volontà divina, i tempi che ci passano dinanzi, no? Ci sono tempi di grandi gioie, di grandi consolazioni, ci sono tempi di grandi prove, di grandi tribolazioni, di grandi sofferenze. Ci vuole una grandissima santità, ecco, per vivere indifferentemente i primi e i secondi. Anzi, addirittura ringraziare il Signore più per i momenti di prove che per i momenti di gioie, di grazie, di grandi consolazioni. Adesso, prescindere da tutto, vivere nella divina volontà però significa questo. Noi non possiamo neanche nel bene decidere al posto di Dio o fare di testa nostra, neanche nel bene, perché bisogna vedere se quel bene che tu vuoi fare, il Signore lo vuole da te, lo vuole in quel momento, lo vuole in quella forma, lo vuole in quel modo. Certo, questo non deve comportare una paralisi, come dire che uno sta, non si muove perché non sa se è una cosa di volontà di Dio, no? Ma si capisce, perché quando, cioè, le circostanze si muovono in un certo modo, e uno sinceramente non si incaponisce, non si impunta, ma cerca quello che Dio vuole, ma Dio non manca di manifestarlo e di farlo comprendere. Anche attraverso i mezzi comuni ordinari. Allora, detto questo, che è la cosa assoluta più importante che dobbiamo ricordare, hai detto sì perché noi stiamo facendo queste meditazioni, diciamo così, sono principalmente rivolte ad essere condivise con chi ha fatto una scelta di vivere nella divina volontà. Scelta da una volta fatta, non si torna indietro, e poi specialmente se uno l'ha fatto in questo modo, dico sì non nel mio volere ma nel tuo, quell'altro è incancellabile, rimane ed esiste per sempre. E allora Gesù vive di conseguenza, dice, adesso figlio mio tu ti state buono, adesso figlio mio tu ti state buona, perché da quando hai detto questo la tua vita è finita, ecco perché pensaci bene, e la tua volontà non ha più ragione di vivere, nella mia volontà tu devi vivere senza una vita propria. Nel senso che tutto poi è sottomesso al suo beneplacito, noi possiamo fare, si dice anche nel proverbio popolare, no? L'uomo propone, Dio dispone, ma questo dobbiamo farglielo fare al nostro Signore. Cioè, a volte proprio anche lasciarci, si dice nell'espressione comune, rivoltare come un calzino se questo il Signore vuole e desidera e vede che ci fa bene. Ecco, quindi stare a queste onde. Perché ci sono dei momenti in cui il Signore questo ci chiede. Allora, Gesù spiega la motivazione, qui entriamo un attimo, del perché non fa soffrire in quel momento Luisa. E questo è un passaggio stupendo dei suoi scritti. Esiste l'amore di Dio? Esiste l'amore di Dio, ma esiste anche la giustizia. Qui Gesù ci fa una rivelazione. Cioè, se fosse dipeso dalla sua santissima umanità, il cuore di Gesù come quello della Madonna, in questo è proprio, lui avrebbe conosciuto solo l'amore. Attenzione, avrebbe voluto prendere tutte le pene di tutti, chiudere il purgatorio addirittura, porre termine all'inferno. Soffrendo e a tutti i flagelli possibili e immaginabili, tutte le sofferenze che abbiamo in vita. Ecco,
Quindi attenzione che quando qualcuno dice non bastavano le sofferenze di Gesù, certo che bastavano e avanzavano, ma il Padre non ha voluto. Il Padre non ha voluto la giustizia del Padre, che è evidentemente condivisa anche dalla persona del Figlio, no? Qui Gesù parla come mediatore, come uomo, d'accordo? Quindi come nostro fratello. Non lo potetti ottenere e dovetti sottostare alla sapienza e giustizia del Padre. Che cosa diceva questa sapienza e giustizia del Padre? Che tu soddisfi gran parte delle pene, non tutte, non tutte, perché non è giusto, perché non è giusto, perché in parte quello che ci siamo meritato, in piccolissima parte, ma è bene che lo scontiamo noi, e questo si capisce, non ci vuole la scienza infusa per capirlo, non sarebbe neanche della sapienza oltre alla giustizia del Padre, non sarebbe neanche educativo, perché immaginiamo se veramente fosse così, e uno potrebbe fare tutto quello che vuole, ma tanto sì, faccio quello che mi pare, tanto il conto lo presentiamo a Gesù, ma proprio il conto integrale, quindi il conto senza, come dire, senza, il conto integrale senza nessun tipo, come dire, di di contributo proprio. Questo si può fare? Insomma, si può fare entro certi limiti. E si può fare entro certi limiti. La divina giustizia non ha voluto che questo così fosse. E quindi questo non è. Allora Gesù dice: tu mi vuoi sorpassare? Se per me era così, accetta che anche per te sia così. E quindi le sofferenze, le pene, le tribolazioni, ne prendi tante quante la divina giustizia ti consente di prenderle, non una di più e non una di meno. E Gesù dice: io mi rassegnai alla sapienza del Padre mio, la vidi giusta, però la mia gementa umanità ne sentiva la pena per le pene che toccavano le creature. Qui sembra proprio sentire in Gesù proprio un eco di Maria. Anche la Madonna sa che la giustizia esiste. Se dipendesse da lei e dal suo amore, anche lei se le prenderebbe tutte su di sé le nostre pene. Ma questo non si può, e non dimentichiamolo mai, che in Dio c'è anche la giustizia. Diffidiamo da chi ignora questo punto fondamentale della rivelazione, perché chi lo ignora o chi lo, come dire, addirittura lo nega, fa un pessimo servizio, perché tradisce la verità e illude inutilmente le persone. Cioè, quando noi facciamo un guaio, questo lo vediamo anche nella struttura sacramentale, la Chiesa lo insegna, no? C'è solo un sacramento che rimette tutte le colpe e tutte le pene, che si riceve una volta sola nella vita, che è il battesimo. Per qualunque guaio combinato dopo il battesimo, c'è un sacramento che rimette la colpa, ma non rimette le pene, ed è la penitenza. Ed è per questo che la penitenza termina con: come penitenza sacramentale, come soddisfazione sacramentale, fai questo e fai quest'altro. E sappiamo, come insegna anche la Chiesa, che la penitenza sacramentale, specialmente oggi poi che siamo in un regime, è di natura poco più che simbolica. Però il fatto che ci sia, ecco perché è importante che si dia la penitenza alla confessione. Ti ricorda? Questo è un simbolo, sta attento che quello che hai fatto tu lo devi espiare se ti vuoi risparmiare il purgatorio, tu lo devi riparare se ti vuoi risparmiare il purgatorio, se no la colpa è rimessa, ma il purgatorio ce vai. Detto proprio in termini che più chiari non si può, e più diretti e brutali se vogliamo non si può. È così. È un po' come prima di fare la Santa Comunione,
La pace del Signore sia sempre con voi. Ci si può scambiare il segno della pace. Anche quello è un gesto simbolico. Ma è la sapienza della Chiesa. Cosa dice quel gesto simbolico? Guarda che se non stai in pace con tutti, tu la comunione a farla non ci puoi andare. E a voglia poi uno muore e dice, ma io che ne sapevo, non mi parlo con mia sorella, ma sono nato lo stesso perché tanto quella era cattiva. E poi mica pensavo che fosse una cosa grave. Ah no? E perché la sapienza della Chiesa prima di fare la comunione ti dice la pace del Signore sia sempre con voi, scambiatevi un segno di pace? Hai letto l'istruzione della Congregazione della Dottrina della Fede che è uscita 2 o 3 anni fa e che spiega proprio il senso forte, temente simbolico di questo rito, e poi al tempo stesso condanna gli usi assurdi, chi si muove e fa mezzo giro della chiesa per andare la mano a destra e a sinistra, oppure i sacerdoti che scendono dall'altare, tutte cose che non si devono fare secondo quell'istruzione, perché il fine di questa cosa non è di fare baccano, specialmente prima della comunione, poi è il momento meno adatto di tutti, ma è appunto, se vissuto santamente, ricordarti questo. E così la penitenza sacramentale che ci viene data dopo la confessione ti ricorda, bene figlio mio, i tuoi peccati sono chiaro che, immaginate oggi di questi tempi, una confessione oltremodo grave, d'accordo, dove uno tira fuori peccati di una vita gravissimi, se uno va a vedere insomma la modalità di gestire queste cose nell'antichità, cioè... Che cosa volevo dire? Cioè, uno dovrebbe dare una penitenza a vita, è anche abbastanza severa, è chiaro che questo oggi non si può fare, per cui nonostante che si cerchi una penitenza adeguata, che poi deve essere sempre proporzionata alle forze del penitente, perché devi anche capire chi c'è davanti, perché se quel poverino non gliela proprio fa, che cosa vuoi, che penitenza gliela fa? Quindi in base anche a chi c'è davanti, alla gravità, al numero dei peccati, insegna la Chiesa, il confessore nel suo discernimento, se non si immagina insomma che grande difficoltà che sia questa qui, perché ecco, uno da un lato c'ha un grandissimo amore verso il penitente, se potesse veramente come Gesù e come Maria dice, vabbè, tu non fai niente, ci penso io a te, ma non si può fare questa cosa qui, perché si vede che Dio non vuole, d'accordo? Uno può aiutare se vuole qualcuno nei percorsi penitenziali, ma non proprio sostituirsi al 100%. E quindi questo bisogna farlo, ma nonostante che possa essere, è sempre una cosa simbolica che ti ricorda però che il 90% delle pene l'ha prese Gesù, forse anche il 95%, forse anche il 98%, non lo sappiamo questo qui, perché veramente ci sono prese veramente tante, ma una piccola parte ce la devi mettere, e proprio tu personalmente. Questo volente o nolente è così, chi non ci crede, non gli dà peso, vorrà dire che avrà tempi di purgatorio più lunghi e più intensi, perché questo non ci si smuove da queste cose, d'accordo? Cioè, è così, ti piace o non ti piace, vuoi pensare che Dio è cattivo, se la pensa così, tutto quello che ti pare, ma questo è. Allora, Gesù conclude questo bellissimo paragrafo con l'esortazione a deporre tutta l'umana famiglia in modo divino ai piedi del suo trono. Questo è un aspetto che ricorre adesso che Gesù, dal volume 11 in poi, parla chiaramente della divina volontà, lo troveremo tantissime volte. Quindi il fatto che questa vita non è solo vita personale e di santificazione propria, ma è anche azione, come dire, potremmo chiamarla ministeriale, se non si volesse equivocare su questo, sacerdotale, certamente espressione molto forte del sacerdozio battesimale, certamente, quindi il farsi carico di tutti i pensieri, degli sguardi, delle parole, delle azioni, di tutta quanto l'umanità, è quando noi agiamo nella divina volontà, avere sempre questa intenzione di prenderli tutti e portare tutto a Gesù, per dare nella divina volontà la gloria di ciascun pensiero, di sguardi, parole, azioni, cibo, sonno, a nome di tutti. Ecco, questa è un'altra caratteristica che deve essere presente in questa vita e che non dobbiamo mai dimenticare.
Beno, Santa Vergine Maria, oggi Gesù, con le parole che dice, ci ricorda quale grande sacrificio è stata la tua vita, no? Quando si dice che nessuno ha offerto sacrifici maggiori e più numerosi dei tuoi, si capisce bene. Una vita che finisce, una volontà che non ha ragione di vivere, vivere senza vita propria, quindi incessantemente abbandonati in. Ecco, tutti dobbiamo continuamente convertirci a questa cosa, io per primo, perché non si tratta di uno scherzo, ecco. Non si tratta di un gioco da ragazzi, non lo è. È una cosa molto seria, è una cosa molto impegnativa, ecco, è una cosa che impegna tutte le risorse del nostro interiore e ci accorgiamo subito quando ci rifiutiamo, ecco, di entrare in certe cose che non ci piacciono. Ma è proprio lì che la Divina Volontà spesso e volentieri ci attende a dire: allora, hai detto che vuoi vivere nella mia volontà? Ecco, cerca di ricordarti sempre che quindi la tua non ha più ragione di vivere. Questo lo meditiamo, non è molto difficile meditarlo, assai più difficile è viverlo. Aiutaci con la tua intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.